È tutta colpa sua. Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come possiamo vedere, non siamo in divisa da bici e non siamo in divisa da bici perché per questa piccola vite qui che si è rotta e adesso vi faccio vedere anche qual è il pezzo che si è rotto, quindi dove andava quella vite perché non posso più usare la bici temporaneamente. Bene. Questa la riconosciamo tutti, è la mia bicicletta, ormai ce l'ho da cos'è, 3 mesi. Ci ho fatto su ormai quasi 1000 km e dopo aver fatto così tanti chilometri, vedete che qui non c'è il buco e questo pezzo del telaio si muove. In pratica mi si è rotta la vite qua che tiene insieme i due bracci del carro posteriore, che sarebbe il suo opposto, questa vite qui. E ovviamente senza quella vite lì non posso andare perché anziché distribuirsi anche su questo braccio qua, sempre se si chiamano braccia, non guardiamo che è sporca la bicicletta perché non l'ho lavata, andrebbe a sforzare solo su questo braccio qua sopra e quindi rischio di sfondare tutto il telaio. La bicicletta l'ho presa su internet, quindi tutti i pezzi di ricambio bisogna ordinarli su internet e vediamo le tempistiche che ci impiegano a rispondermi a trovare il pezzo di ricambio giusto e come trovare il pezzo di ricambio giusto. Quindi adesso ci spostiamo al computer magicamente. Bene ragazzi, eccoci arrivati al computer. Adesso vi farò vedere come richiedere il pezzo di ricambio per la bicicletta online. Innanzitutto ci spostiamo su internet e andiamo a digitare Canyon. Quindi andiamo sul sito ufficiale Canyon, dove appunto ho preso la bicicletta. Per prima cosa controlliamo se troviamo subito il pezzo online. Quindi dobbiamo digitare il numero seriale della vite che ci si è rotta e il numero seriale lo troviamo sulla testata della vite. Esce fuori EP0826, ma io ho il 0876. Inoltre, se non sapete il codice di quella vite, la mia bicicletta ha il codice M062 Canyon. Apro questo PDF, mi esce fuori tutto lo schema con tutti i pezzi di ricambio. Noi abbiamo il numero 9, questo qua mi si è rotto. Se noi andiamo qua, questa vite qua che è il numero 9 fa parte del GP020201. Allora cerchiamo e non mi dà nessun risultato. Allora io a questo punto cosa ho fatto? Sono andato qua sulla chat. Adesso la chat è offline perché è sabato, però dal lunedì a venerdì la chat è online. Ho chiesto informazioni su come potevo reperire il pezzo che dovevo sostituire. Loro mi hanno detto che quei pezzi non li vendono online, ma devo fare la richiesta tramite email. Mi hanno mandato un link. Questo link mi ha portato direttamente in centro assistenza. Bisogna scorrere fino in fondo. Contattaci. Qua ti danno un po' di informazioni e qui hai il form che devi compilare. Quindi qui dobbiamo selezionare una richiesta, potete fare sia crash replacement o richiesta generica. Io ho fatto richiesta generica. Si aprono tutte le varie domande che gli utenti fanno più spesso. Qua c'è da inserire nome, cognome, vabbè, tutte le vostre cose. E qua io ho scritto in pratica per filo e per segno cosa dovevo andare a cambiare, quindi il numero del il codice della vite, in quale gruppo era il gruppo visto da qua, come mi si era rotto, quindi mi si è spaccato proprio sul filetto, e se il danno fosse in garanzia. E poi ho aggiunto anche 3 foto, due della vite spezzata e una di dove era la vite. E nel giro di un giorno, perché io l'ho mandata giovedì sera, venerdì mattina mi hanno mandato la mail, questa mail qui, senza rispondermi se fosse in garanzia il pezzo oppure no, mi hanno mandato questa mail con scritto il tuo ordine è stato processato. Stima prevista per la spedizione 17-21 maggio 2021 e come possiamo vedere era in garanzia perché non mi hanno fatto pagare un centesimo neanche di spedizione. E niente, quindi questo era il video della mia esperienza per la prima volta con l'assistenza Canyon. Devo dire che è stata molto molto rapida ed efficace. Quindi ragazzi, grazie per aver visto il video. Adesso niente, aspetterò il pezzo, quindi per una settimana sarò senza bicicletta, però già domenica vedremo cosa salterà fuori. Vi ricordo di iscrivervi al canale qua sotto, non vi costa niente, basta schiacciare il mio nome, poi esce fuori il tastino iscriviti, e di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e condividetelo con i vostri amici che hanno rotto le biciclette e non sanno come aggiustarle. A un prossimo video. Ciao!